ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Si è svolta ieri in piazza Duomo Voghera, in una domenica pomeriggio baciata dal sole, la benedizione degli animali e del fuoco. Oltre un migliaio di persone hanno portato i loro animali per metterli sotto la protezione di Sant'Antonio. Durante la cerimonia è stato letto un brano dall'enciclica di Papa Francesco e a seguire una preghiera di Madre Teresa di Calcutta. Dalla parola del Signore, scrive Papa Francesco, furono fatti i cieli. Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisione. Non è la prima volta che arrivo a Voghera, perché sono alcuni anni che ho riavviato questa manifestazione in Piazza Duomo e devo dire che quest'anno sono veramente ancora di più soddisfatta della partecipazione dei miei concittadini, e non solo, abbiamo la piazza invasa, letteralmente invasa di gente. Vuol dire che Voghera veramente sta cambiando, quindi lo dico ancora e lo ribadisco a voce alta, viva Voghera! Dire che a Voghera sono tante le persone che hanno come amico un cane, e qui abbiamo portato anche i cavalli, abbiamo fatto venire anche i cavalli del ranch, ci sono diversi animali. È bello trovarsi insieme anche dimostrando il nostro affetto ai nostri amici animali. L'evento avviene in occasione della memoria liturgica di Sant'Antonio Abate, che ricorre proprio il 17 gennaio. L'eremita egiziano, considerato il fondatore del monachesimo cristiano, è anche il protettore degli animali domestici, tanto che solitamente viene raffigurato con accanto un maiale che reca al collo una campanella. Per quanto la tradizione di benedire gli animali non sia direttamente legata al santo, le origini dell'usanza risalgono alla Germania del Medioevo, la Chiesa concede la benedizione ponendoli proprio sotto la protezione di Antonio Abate. È sicuramente un significato liturgico religioso. Sant'Antonio Abate era un monaco, era tentato dalle fiamme del diavolo e viveva in povertà. E aveva tanti, era sempre circondato da animali, e quindi è un significato religioso al quale abbiamo aggiunto, non solo noi a Voghera ma in tutta Italia, altri significati. In più Sant'Antonio Abate è il protettore anche del fuoco, perciò si usa anche accendere un piccolo falò, un grande falò secondo le possibilità, e è il protettore del famoso fuoco di Sant'Antonio, che è l'herpes zoster, che è una malattia molto molto dolorosa e molto pesante, e anticamente veniva curata col grasso dei maiali, perciò il maiale era l'animale consentito nei conventi proprio perché il grasso veniva utilizzato per curare queste piaghe. Oggi state anche distribuendo le castagne, corretto? Castagne secche nella vecchia tradizione, perché non si buttava nulla, perciò le castagne secche si dovrebbero far bollire con latte e cacao e diventa proprio il piatto tradizionale, il dolce tradizionale del giorno di Sant'Antonio. Non solo cani e gatti, ieri pomeriggio in Piazza Duomo si sono visti anche cavalli, buoi e galletti americani. Sono con Biscotto per fare presenza per il Cowboys Gas Ranch di Voghera. È uno dei nostri cavalli del ranch, uno delle nostre punte da lezione. È un'iniziativa molto bella, secondo me, e comunque è bello vedere tutti questi animali riuniti, cavalli, cani, gatti, mucche, è una cosa carina. Siamo un po' meno numerosi del solito perché in questo momento si sta svolgendo una gara al ranch, e allora gran parte dei nostri ragazzi sono coinvolti in questa gara, e gli facciamo un in bocca al lupo e basta. Noi siamo un'azienda agricola in comune di Ponte Nizza, una piccola frazione si chiama San Ponzo. Alleviamo la vacca varzese, facciamo il formaggio come facevano i nostri vecchi con ste razze qua, e abbiamo i buoi da lavoro di vacca varzese. E siete arrivati fin qua a Voghera per la benedizione? La benedizione di Sant'Antonio. Perché è una vecchissima tradizione che ce la tramandiamo dai nostri nonni, i nostri padri e tutto, che ha sempre benedetto gli animali, e veniamo anche noi a benedire i nostri animali. Com'è essere qua in mezzo a tutti questi animali e a tutte queste persone? Non è una bella sensazione, perché siamo gli unici coi bovini, dovremmo esserci in più, ma purtroppo
La razza varzese è una razza in via di estinzione, ma sono in estinzione anche gli allevatori, perché purtroppo c'è sempre meno gente che alleva gli animali, specialmente i bovini. Mi sarebbe piaciuto vedere molti più bovini in piazza invece che vedere dei cagnolini e dei gatti. E questo è importante, quindi la salvaguardia del mestiere in un qualche modo, no? Il mestiere, specialmente di ste razze qua, che non è una, come dicono, la biodiversità, nel senso che sono animali che hanno una diversità diversa. Questa è la bionormalità, perché una volta questi erano gli animali normali, noi gli animali che producono 50-60 litri di latte al giorno. Sono in compagnia di Nocciolino, è un galletto americano, ha 11 mesi e gli piace venire in giro per Voghera. Oggi c'è la benedizione degli animali, lui è un animaletto un po' particolare, l'ho cresciuto da piccolo, l'ho preso, c'avevo un giorno e me lo sono portato, adesso ha 11 mesi. Ho dovuto metterlo in un pollaio insieme ad altre galline, perché in casa non lo puoi tenere, non puoi più tenerlo. I primi 5-6 mesi l'avevo in casa, avevo una gabbia in casa e tutti i giorni venivo a fare un giro per Voghera. Adesso è là, ogni tanto lo vado a prendere e veniamo in giro, così. Anche lui è benedetto oggi insieme agli altri animali. Infatti si è salvato, non si può mangiare un animale benedetto. Perciò morirà di vecchiaia. Sono con Tornado e con Camilla, un Terranova e un Jack Russell. Quanti pesi chila questo Terranova? Pesa un 50 di chili. Mamma mia, impegnativo devo dire. Impegnativo, sì, però lui è bravo. Più impegnativo il piccolino, che ha la testa molto dura e fa quel che vuole. Fa più disperare. Sì, esattamente, sì. Come mai hai scelto di portarli qua oggi? Ho deciso perché, insomma, la benedizione degli animali, anche se lui è un po' vecchietto, ha fatto un po' fatica, però è giusto che ci sia. È la prima volta che vieni? No, tutti gli anni veniamo. In concomitanza con la benedizione degli animali, in piazza è stato organizzato anche un mercatino dell'antiquariato. Ed ora, per l'assessore Zaretti, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento. L'appuntamento in Piazza Duomo è il 28 febbraio per la saga carnevalesca con la rievocazione storica dell'antica saga della maschera di Buricinela. Mi viene voglia di dire il suo motto, che è... Viva Voghera! Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.